Bonjour tout le monde. Buongiorno. C'è la Valeria che ha avuto una visione mentre noi stavamo pregando e voglio che la dica lei direttamente. Allora, mentre il pastore pregava e diceva di versare il nostro cuore davanti al trono di Dio, io ho immaginato, ho pensato che bella questa immagine di versare il nostro cuore. E mentre pensavo questo, ho chiesto, Signore, ma se il nostro cuore fosse pieno di fango, cioè che cosa succederebbe? E ho avuto questa immagine in cui c'era il contenuto del nostro cuore, che era fango, che mentre veniva versato si trasformava in oro liquido. E io sentivo nel mio spirito che si trasformava in adorazione anche il fango davanti alla presenza di Dio. E questo mi ha benedetto, perché noi a volte cerchiamo di fare le cose veloci per stare poi con Dio, e invece Dio vuole condividere tutto, anche le situazioni più fangose, appunto, cose che a noi sembrano sgradite. Lui vuole che noi diamo tutto a Lui, e questa cosa è bellissima. Amen. Allora, qualche tempo fa ho sentito una predicazione di un pastore nostro amico che quest'anno ci verrà a trovare, che pastore Subirà, e lui parlava di questa specie di rivelazione che aveva avuto studiando alcuni passaggi della Bibbia, che era la legge della reciprocità. E veramente, veramente mi è molto piaciuta. Allora l'ho chiamato e ho detto, posso riprodurre la tua predica? E lui mi ha detto sì, quindi oggi io farò una versione corretta e riveduta, logicamente aggiungendo alcune cose che ho trovato anch'io, perché la rivelazione va, di questa cosa, di questa legge della reciprocità. Quindi il titolo oggi è la legge della reciprocità. Cosa vuol dire essere reciproco? Vuol dire che l'altro fa la stessa cosa che fai tu, giusto? Io ti do amore e io dico ti voglio bene anch'io. Cosa sto dicendo? È reciproco. Quello che fai tu faccio io, quello che pensi tu penso io, come mi ami tu ti amo anch'io. E voglio incominciare con questo passaggio che è in Giacomo al capitolo 4, Giacomo 4, verso 8. Giacomo 4:8. Come ben sapete, alla fine della Bibbia, subito dopo la lettera agli Ebrei. Giacomo 4:8. E dice così: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Dite con me: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio, piangete, il vostro riso si cambia in duolo e la vostra gioia in tristezza. Il contesto è, questo popolo era lontano da Dio, lui sta parlando di un popolo che è lontano da Dio, e sta dicendo, stava parlando dei superbi praticamente un pochino prima, se notate, e qua sta dicendo, avvicinatevi a Dio. Come? Cambiando attitudine, pentendovi, facendo qualcosa verso di Lui. Infatti dice pentitevi, cambiate il cuore. E dice se fate questo, cioè se cambiate attitudine verso Dio, anche l'attitudine di Dio, sottointesa, è cambiata verso di voi. Ed è interessante questo, il perché mi ha toccato. Perché il mondo cristiano si divide, per quanto riguarda la grazia, in due fasi. Una, che credono alla predestinazione e quindi è Dio che fa tutto. Anche se tu parli di Gesù alla gente, dicono va bene, però se non è predestinato alla fine tanto non ci crederà. O tanto quello è predestinato anche se fa qualsiasi cosa vuole nella vita, anche se rovina tutto, essendo predestinato alla fine va a finire bene. E questa è una parte che inizia con il calvinismo, no? Non so chi ha studiato un po', che addirittura c'era l'idea dei ricchi, che diceva, beh, se uno è predestinato ad essere ricco, lo sarà, se è predestinato ad essere povero, lo sarà, e così via. Questo ha rovinato, logicamente, alcune parti del mondo cristiano,
e altri invece che sono persone che vogliono credere nella sovranità di Dio, e Dio è sovrano, è ovvio che è al di sopra di tutto quello che noi facciamo, ma è una posizione estrema. L'altra posizione estrema è quella dove noi crediamo che noi possiamo comandare Dio. E allora incominciamo a dire: se io decreto, se io credo, se io devi succedere così. No? C'è anche una barzellettina che qualche tempo fa ho raccontato, di queste tre persone che vanno a finire all'inferno. Uno era un battista, uno era un presbiteriano e uno era un pentecostale, uno del movimento della fede, dove credono in modi diversi. Uno crede: io devo scegliere dove vado, se scelgo Cristo allora Cristo entra nella mia vita, se non lo scelgo non credo. L'altro dice: sono predestinato, crede alla predestinazione, e l'altro appunto nella fede. Allora il diavolo guarda questi tre e dice al primo: ma tu cosa, perché sei qua? E lui dice: io perché ho scelto di venire, ho scelto, faccio io la mia scelta, vengo all'inferno perché ho scelto di venire. Allora crede all'altro, chiede all'altro: ma invece tu cosa fai qua? Ah, non volevo venire, sono stato predestinato all'inferno, sono all'inferno. E invece guarda l'altro, quello della fede, e dice: tu cosa ci fai qua? E lui dice: per fede io non sono all'inferno. Quindi ci sono queste, no, fasi diverse, ma come noi ben sappiamo, la verità è sempre in mezzo. E la verità è che Dio è sovrano assolutamente nella nostra vita, ma è anche vero che noi dobbiamo rispondere alla sovranità di Dio. Infatti la Bibbia dice che è per grazia che noi siamo stati salvati mediante la fede. Che cosa vuol dire? Che Dio ha mandato Gesù a morire per tutti gli uomini, sì o no? O è morto solo per noi? No, Gesù è morto per tutti. Tutti, per pagare il peccato di tutto il mondo. Ma tu accedi alla grazia solo se tu ci credi a questo, quindi mediante la fede. Allora vuol dire che ci sono degli atti che Dio fa, ma per poter entrare dentro gli atti di Dio tu devi esercitare la tua fede. Tanto è vero che Dio risponde alla fede e non al bisogno. Ed è strana questa cosa, perché uno può dire: ma come? Il mondo ha così tanto bisogno di Dio, come fa Dio a rispondere alla fede e non al bisogno? Nella Bibbia tu vedi chiaramente, e il mondo è uno di questi. Il mondo non ha bisogno di Dio? Non è pieno di gente bisognosa? Certo, però coloro che accedono al trono e alla grazia di Dio e hanno miracoli e risposta sono coloro che per fede attingono queste cose. Tanto è vero che la Bibbia ci dirà nella lettera agli ebrei che è assolutamente per fede che si ricevono le promesse. Quindi esiste la sovranità di Dio, ma il modo come noi rispondiamo a Dio cambia il nostro modo di vivere. Vi darò adesso alcuni esempi. Andiamo insieme in Seconda Samuele, no, Prima Samuele al capitolo 2 verso 30. Prima Samuele 2:30. Prima Samuele capitolo 2 verso 30. Dice così: perciò così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero sempre camminato davanti a me. Ma ora l'Eterno dice: lunge da me tal cosa, perché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno pure disprezzati. Quando troviamo che Dio fa una promessa a Elia, il sacerdote, eppure, visto che i suoi figli non hanno onorato casa sua e lui non ha fatto niente, lui onorava Dio, ma i suoi figli non onoravano. Arrivavano le offerte nel tempio, i figli mangiavano l'offerta, cioè quello che la gente aveva dato a Dio, e questo sacerdote non faceva niente. Dio in questo momento cambia idea. Dio è la persona che è vicino a Dio, e Dio cambiò idea.
Perciò cosa dice l'Eterno, Dio d'Israele? Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero sempre camminato davanti a me. Ma ora l'Eterno dice, lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno pure disprezzati. Guardiamo un altro passaggio, Seconda Cronache 16. Se non sei veloce, chiedi alla persona che è vicino a te di leggere la Bibbia con te. Ricordati di portarla. Seconda Cronache 16. Nel verso 9 dice così. L'Eterno, un'altra traduzione dice il Signore, che mi piace di più, l'Eterno sembra lontanissimo. L'Eterno infatti con i suoi occhi scorri avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Ti puoi immaginare gli occhi di Dio, dice, scorre avanti e indietro. Immagina, no? Fa tutto il giro del globo Dio con i suoi occhi. La Bibbia dice che lo Spirito di Dio ha 7 occhi, vuol dire la perfezione, vuol dire colui che riesce a vedere tutto. Guarda attorno al mondo e cerca cosa? Guarda dove vanno gli occhi di Dio. Per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Qua noi stiamo facendo vedere che Dio sta rispondendo al nostro cuore. Allora, parentesi, Dio non fa differenza tra le persone. Lui ci ama tutti. Lui ama anche coloro che ancora non lo conoscono, sì o no? Certo. Dio ci ama quando noi facciamo tutte le cose bene e Dio ci ama anche quando noi sbagliamo tutto, perché Dio è un padre. Amen? Quindi Dio non fa differenza tra le persone, l'amore di Dio è generale, è eterno, e anche se sei bravissimo, ti sbudelli dalla mattina alla sera per fare cose per Dio, non puoi convincere Dio ad amarti di più, perché Lui già ti ama con un amore perfetto. Come non puoi convincere Dio ad amarti di meno se hai fatto un caos nella tua vita? Come quelli che sono là e stanno peccando hanno tutto l'amore di Dio, ma Dio fa differenza di attitudine. Dì alla persona che è vicino a te, Dio non fa differenza tra una persona e l'altra, ma Dio fa differenza tra un'attitudine verso di Lui e un'altra. Ed è qua che casca l'asino, come si suol dire, perché ha a che fare con quanto noi rispondiamo alla meravigliosa grazia di Dio. Ti do un esempio, è Lui che ha dei piani per te e qua entra la sovranità di Dio. Quindi Dio ha delle chiamate, Lui decide che Lui sarà un pastore, Lui chiama uno ad essere un dottore della Bibbia, Lui chiama un altro ad essere un imprenditore, Lui chiama un'altra persona ad essere una madre che influenzerà l'educazione di altre madri per Dio, così che avranno dei figli che servono il Signore. Ma l'intimità, la profondità e la potenza con la quale tu vivrai queste cose dipende esclusivamente da te e della tua attitudine verso il cuore di Dio. Per questo che noi vediamo delle differenze nei ministeri, vediamo delle differenze nelle chiamate. Due sono chiamate a fare la stessa cosa. Uno ha un'attitudine meravigliosa verso Dio e Dio risponde a questo. Ti do un altro esempio. Salmo 18. Salmo 18, verso 24 e 25. Salmo 18, verso 24 e 25. Dice così: perciò l'Eterno mi ha reso secondo la mia giustizia. Digli, secondo la mia giustizia. Secondo la purità delle mie mani e i suoi occhi. Tu ti mostri pietoso verso l'uomo pio e retto verso l'uomo retto. Tu ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto con il perverso, perché Dio logicamente non si può mostrare perverso con il perverso, perché Lui è Dio, ma dice astuto. In un'altra versione dice con il perverso Lui si mostra inflessibile. E vedete che qua Lui sta rispondendo al nostro modo di trattare Dio. Come io, con la mia attitudine tratto Dio, Dio poi tratterà me. Ti faccio vedere un altro passaggio dove davvero Lui
non fa differenza tra le persone, ma poi farà differenza in attitudine. Andate con me in Esodo capitolo 30. Esodo 30. In Esodo 30 noi troveremo una legge nel verso 1, era la legge nell'Antico Testamento per il riscatto della propria persona. E dice così: l'Eterno parlò ancora a Mosè, 30:11, dicendo: quando farai il conto dei figli di Israele per il loro censimento, ognuno di essi darà all'Eterno il riscatto per la propria vita, quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga, quando farai loro il censimento. Questo è ciò che darà ognuno di quelli censiti, mezzo siclo secondo il siclo del santuario, il siclo equivale a 20 ghere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare all'Eterno. Ognuno che sarà compreso nel censimento, dai 20 anni in su, darà questa offerta all'Eterno. Il ricco non darà di più, né il povero di meno, di mezzo siclo, quando si farà l'offerta all'Eterno per fare l'espiazione delle vostre vite. Che cosa è interessante qua? Io non so se vi ricordate, ma Paolo in 1 Corinzi 16 dice che ognuno deve dare un'offerta secondo le proprie possibilità. Il più ricco dà di più, il più povero dà di meno, secondo le proprie possibilità. Nell'Antico Testamento, anche quando tu portavi i bambini a presentare a Dio, portavi un'offerta. Ricordiamo che nella Bibbia nessuno si presenta mai davanti a Dio senza un'offerta. Di cuore, di anime, anche di cose che ha raccolto. All'epoca erano i raccolti, erano gli animali, perché loro lavoravano di questo. Oggi magari è frutto del nostro lavoro. Però c'era anche questa legge, dovevi portare, per esempio, quando presentavi un bambino, potevi portare un capretto, potevi portare un agnello, però se eri povero ti bastavano due colombe. Nella Bibbia, quando Maria e Gesù presentano Gesù nel Tempio, Maria e Giuseppe, presentano Gesù nel Tempio, loro cosa portano? Due colombe. Questo vuol dire che loro erano poveri. Questa è la certezza che i genitori di Gesù, quando lui nasce, erano persone molto povere e hanno portato poche cose nel Tempio. Però in questo caso, che è il censimento per il valore della persona, è l'unico caso nella Bibbia dove tu troverai che Dio dice il povero e il ricco devono portare la stessa cosa, che vuol dire tutte e due hanno lo stesso valore davanti a Dio, la tua vita ha lo stesso valore davanti a Dio. È l'unico caso dove dice il ricco non porterà di più e il povero non porterà di meno, perché per il prezzo della propria vita, era per il censimento, per il riscatto, avete lo stesso valore davanti a Dio. Voi sapete bene, forse alcuni no, che Davide ha peccato proprio contro questa legge. Vi ricordate quando Davide decide di fare un censimento? Non c'è scritto. Dice: Davide decise di fare un censimento davanti a Dio. E Davide peccò. E viene di tutto sul suo popolo. E uno dice: vabbè, ma perché? Perché lui ha fatto il censimento, ma non ha fatto il censimento secondo questa legge, cioè portando questo tipo di offerta e di riscatto. Voi vedete che subito dopo dice che chi non fa questo, no? Chi non fa questo poi si sta tirando addosso, colpiti da qualche piaga se non farai questo. Quindi lui decide di fare questo censimento e non ubbidisce la legge, cioè non fa un conto del popolo come Dio l'ha educato a fare. È molto interessante, perché qua sta dicendo, chiudo la parentesi di Davide, il valore di tutti è un valore uguale, ma l'attitudine di cuore. Chi si ricorda nel libro di Ageo, quando Dio parla per esempio di economia, e che dice: voi seminate, voi mettete, prendete il vostro salario e mettete come in delle tasche bucate. Vi è mai capitato di prendere i vostri soldi e dire: ops! E Dio là non dice che è il diavolo che viene a rubare i soldi, no, là Dio dice: voi pensate alla vostra casa mentre la mia va in rovina, per questo io chiudo il cielo su di voi. Cosa stava dicendo Dio?
anch'io una casa. Perché c'era? Dio diceva questo. In quel tempo del profeta Ageo avevano distrutto Gerusalemme, il tempio di Gerusalemme e le case di Gerusalemme. Loro cosa hanno fatto? Sono arrivati a Gerusalemme, vedono tutto bruciato e invece di pensare la prima cosa che ricostruiremo è il tempio del Signore, perché là dove noi adoriamo Dio, tutti hanno incominciato ognuno a costruire la propria casa e si sono dimenticati, hanno preso il loro oro e tutto quello che avevano per fare del bene a loro stessi e si sono dimenticati che in fondo loro erano ancora vivi perché Dio aveva deciso così. E invece di onorare prima la casa di Dio, hanno onorato prima la loro casa. E non dice allora il diavolo gli rubò i soldi, dice allora lui stesso ha determinato che anche se metti tanto nelle tue tasche saranno come vuote, perché pensi solo a te stesso e non pensi alle mie cose. Legge della reciprocità. Infatti poi noi troveremo altro. Là in Matteo 6 cosa dice? Sono i pagani che si preoccupano di cosa mangeranno, come si vestiranno. Dice uno che crede in Dio, no. E qual è la soluzione? Cerca prima il regno di Dio al di sopra di tutto e tutte queste cose, come mangerai, come ti vestirai, come gestirai la tua vita, ti verranno sopraggiunte. Legge della reciprocità, tu cerchi il mio regno, io poi penso alla tua casa. Tu cerchi le mie cose, io penso alle tue cose. Tu guardi me e io guardo te. Sapete, quando sono partita dal Brasile, Dio mi ha proprio parlato in questo modo, perché io ero molto preoccupata, dico Signore, sono io che parlo di Gesù a casa mia, alle mie sorelle, ai miei nipoti, sono io che vado là, no? E avevo conosciuto Gesù io. E mi ricordo che Dio mi ha parlato in modo molto chiaro, mi ha detto Roslyn, se tu vai per me, io rimango qua per te e il lavoro che tu avresti fatto con la tua famiglia lo faccio io. Ho detto parto subito, perché il cambio qua non è tanto reciproco. Ed è vero, perché tornavo e vedevo che comunque il Signore continuava ad attirarli verso di Lui, il Signore continuava a custodire la Sua parola, il Signore continuava a innalzare altre persone come mia sorella, mio cognato e altri per poter essere là e parlare alla mia famiglia. Legge della reciprocità. Tu guardi me, io guardo te. Ma Dio non è al di sopra di tutto? Certo, ma Lui vuole lavorare nella nostra attitudine di cuore verso di Lui. E la nostra attitudine può far sì che riceviamo più potenza o che riceviamo più risposta. Perché è vero che Dio ama tutti, ma se noi guardiamo in giro c'è differenza tra le persone, sì o no? Parlo in Cristo, perché vedete, fino alla legge, fino a che non è arrivato Gesù, l'uomo non interveniva molto. Dio praticamente decideva quasi tutto. Questo inizia da quando Gesù è venuto sulla terra e dove Dio chiama e noi rispondiamo, no? Dirà anche in Seconda Corinzi che noi prendiamo la grazia sempre attraverso la fede, noi sempre rispondiamo a quello che Dio fa per noi nel Nuovo Testamento. E questo vuol dire cosa? Che noi possiamo, perché a volte siamo limitati, diciamo vabbè, fa tutto Dio, se Dio vuole mi porta fuori, se Dio vuole mi sposo, se Dio vuole faccio questo, se Dio vuole, è vero, in Giacomo al capitolo 4, un pochino più in là, dice, non dire io farò questo, farò quello, ma di se Dio vuole io farò, è vero se Dio vuole. Ma è anche vero che è pieno di principi nella parola di Dio dove anche noi possiamo cambiare il nostro modo di vivere qua nella chiamata che Dio ci ha dato. Vi faccio vedere esempi pratici. Ci sono delle persone che sono arrivate in chiesa nello stesso periodo, hanno incominciato a seguire Dio insieme. Certi hanno incominciato a davvero udire, ascoltare, cercare la parola di Dio. Noi dicevamo da qua dal pulpito prega, loro pregavano. Noi diciamo leggi, loro leggevano. Noi dicevamo digiuna e loro digiunavano e mettevano in pratica, e la loro vita spirituale, la loro vita in generale iniziava a crescere. La stessa cosa dicevamo all'altro, e Dio ama tutte e due nello stesso modo. Prega, leggi, rispondi, digiuna, cercalo e vediamo la differenza così. Non è perché Dio ha scelto uno e non ha scelto un altro, perché noi siamo già stati scelti, dice la parola di Dio, in Cristo. Lui ci ha scelto già.
Però il modo come noi stiamo rispondendo, io vedo nella mia stessa vita, quando ho conosciuto Gesù e avevo i miei 13 anni, nel mio gruppetto eravamo in tanti, eravamo un gruppo di ragazzi, tanti ragazzi, tutti andavamo a pregare insieme, con una differenza. Quando ho conosciuto Gesù ho incominciato a fare cosa? Ad esserci dovunque. C'era un convegno, io c'ero. C'era un luogo dove predicavano, io c'ero. Mi chiedevano qualcosa, io c'ero. Mi dicevano vuoi fare, io c'ero. E non era perché era meglio, ma perché io volevo rispondere all'amore sovrannaturale di Dio. Io dicevo, mi sentivo così amata, era così meraviglioso quello che aveva fatto per me, che io rispondevo. Allora, lui ha fatto per me quello che ha fatto per tutti noi, io non sono meglio di un'altra persona, ma il modo come rispondevo ha fatto in modo che Dio scegliesse me per fare alcune cose e non i miei amici. Vi siete mai domandati, quando voi guardate Maria, perché Dio ha scelto Maria? Perché non ha scelto la vicina di casa? Perché lei è stata scelta? Con quale criterio Dio ha scelto Maria? Dio non ama tutti? Lui in fondo aveva bisogno di una persona. Perché lei e non un altro? Perché Dio, dirà sempre là in Samuele, mentre l'uomo guarda l'apparenza, ha guardato il cuore di una ragazza disposta a soffrire, disposta a morire, disposta a fare qualsiasi cosa, e non una orgogliosa, perché quando l'angelo gli ha detto tu sarai la madre del Salvatore, se beccava un'orgogliosa era... Proprio io dirò a tutti, e tu non sei la madre del Salvatore, io sono. Avrebbe messo dei cartelli davanti, madre del Salvatore. Cosa fai adesso la madre del Salvatore? Invece guardate la risposta di Maria nella Bibbia. Come succederà? Io non conosco nessuno. Come può succedere una cosa del genere? Con paura, con timore, dicendo va bene se Dio vuole. Cantando l'anima mia magnifica il Signore. E non vediamo nella vita di Maria nessun tipo di esaltazione, mai. Non vediamo mai nel Vangelo lei che si presenta e dice sono la madre, fatemi passare. Come oggi magari, non lo so, la madre di un cantante famoso, io mi immagino. Sono la mamma, aprite. Vediamo sempre dietro le quinte, sempre onorando la chiamata che Dio gli stava dando. Vediamo la stessa cosa in Davide, quanti ragazzi ci saranno stati nell'epoca di Davide che aveva 16 anni? Perché Dio ha scelto Davide e non un altro? Con quale criterio? Vediamo tu! Dio ha visto il cuore di un ragazzino mentre nessuno vedeva, perché vedete si erano dimenticati di Davide, quando c'è stata la scelta di Dio, anche suo padre si è dimenticato che lui esisteva. Arriva il profeta Samuele e dice, hai dei figli, ne ho questi, tutti belli, alti, che lavoravano nei campi. E lui non sente che la chiamata è su di questi, dice, ma non è che è qualcun altro. Il padre non aveva neanche nominato, non è che ha detto, guarda, c'ho questi, poi c'ho uno piccolino nei campi. Si è completamente dimenticato di averlo. E ha detto, ma io non sento che Dio vuole l'unzione su questi. E, c'ho anche uno nei campi. E io mi immagino Dio quando non c'era nessuno e quel ragazzino, la Bibbia dice, che lottava con l'orso e con il leone. Lo so che noi leggiamo la Bibbia così, però ti puoi immaginare uno di 16 anni seduto con le pecore che arriva un orso e lo affronta? E come lo affrontava? Se Dio è con me, niente contro di me. Perché so che Davide affrontava così? Perché quando ha visto Golia... ha guardato e ha detto, chi è costui questo incirconciso che cerca di venire contro le schiere del Dio di Israele? Un cosino così. Il re Saul ha cercato di mettere la sua armatura su di lui e la Bibbia dice che non ci stava. Quasi come se lui avesse detto, guarda, facciamo senza. Non mi sta. Piccolo, piccolo con un grande timore di Dio. Se Dio è con me io posso andare contro l'orso. Se Dio è con me... E vediamo la vita di Davide. Un uomo che ha lottato tutta la vita con un coraggio che faceva paura. Ma non un coraggio perché era pieno di sé. Un coraggio perché diceva, se quello là può essere anche un gigante, ma se lui insulta le schiere del mio Dio, la forza del mio Dio lo batterà. E così fu, un piccoletto così ha battuto un uomo che tutto l'esercito e tutti gli adulti avevano paura per una fede meravigliosa. Così Dio ha scelto lui. Allora l'insegnamento che aveva avuto Davide, avevano avuto tutti.
L'insegnamento che aveva avuto Maria, avevano avuto tutti, non era una scelta, ma la risposta all'insegnamento che ha avuto ha fatto sì che Dio scegliesse quella persona là. Amen. È il motivo per il quale Dio ha scelto Giosuè e Caleb. Arrivano tutti davanti a questa terra che emana latte e miele, dopo aver visto il mare che si è aperto davanti ai loro occhi, dopo aver visto Dio che li libera da 10 piaghe in Egitto, dopo aver visto segni, prodigi e miracoli, loro arrivano davanti a questa nuova terra e vedono i giganti e dicono: oddio, ci sembriamo delle cavalette vicino. E si sono visti come delle cavalette vicino ai figli di Anak, che erano i giganti che abitavano la terra di Gerico. Invece due uomini, Giosuè e Caleb, hanno detto così: se Dio è con noi, noi ce la possiamo fare. Se Dio è con noi, noi ce la possiamo fare. Hanno scelto di credere in tutte le cose che avevano visto. E tutto il popolo di Israele che ha detto così, quegli uomini che hanno detto ci siamo visti come delle cavalette, sono morti nel deserto, dice la Bibbia. Come? Delle cavalette. Noi siamo quello che riusciamo a vedere tramite gli occhi di Dio. Se guardiamo con i nostri occhi, siamo niente. Quelli invece che si sono visti come due persone che avrebbero conquistato perché Dio era con loro, hanno conquistato perché Dio era con loro. La nostra risposta è così importante, e la nostra risposta è anche la nostra audacia nel rispondere. Vi do un ultimo passaggio, leggiamo insieme, 2 Corinzi 9:6. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. È vero che qua lui sta parlando dell'offerta, ma questo principio vale in generale. Legge della reciprocità: semino tanto, raccolgo tanto, semino poco, raccolgo poco. Ecco, il seme non ha a che fare solo con i soldi, il seme ha a che fare con il modo come io vivo. E su qua apro una parentesi: sapete che nella Bibbia Gesù dice se il seme non muore non porta frutto? Chi si ricorda di questo passaggio? Alzi la mano. Se il seme non muore non porta frutto. Questo è molto interessante, perché alcune persone danno qualcosa a Dio ma non muoiono e quindi non porteranno mai frutto. Vanno in giro: ma io ho dato questo a Dio, ma io venivo sempre in chiesa, Signore, come mai non mi benedice perché ho fatto questo, 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 questo e questo per te? Seme non morto. Ah, Signore, ho fatto la mia offerta, comunque ho dato in chiesa per la sedia, per il coso, per il coso, per il coso e per il coso. Quando noi diamo qualcosa a Dio, se noi vogliamo che porti frutto, quello deve morire all'istante. Se il seme non muore, non porta frutto. Qualsiasi cosa tu hai fatto per Dio, qualsiasi semina economica della tua vita, hai seminato amore, hai seminato grazia, dovrebbe sempre morire. Nessuno dovrebbe neanche sapere che lo hai fatto, perché se no quello magari dai tanto e dice non ho mai frutto, non risponde mai, sembra quasi che non succeda, perché se il seme non muore non porterà frutto mai. Qualsiasi cosa noi facciamo ce lo dimentichiamo. La Bibbia dirà: quello che fa la mano destra, neanche la sinistra lo devi sapere. Però noi a volte facciamo così: quando le cose non vanno bene andiamo davanti a Dio. E io che sono fedele, vengo tutte le domeniche, aiuto anche quando non posso. Non sei morto. E se non muore, quello non può portare frutto. Ma quanto tu semini, quando semini devi morire, allora tu sempre raccoglierai. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire una cosa molto importante: noi possiamo vivere di più le cose di Dio. Tempo fa il pastore Subirà si ricordava di questo predicatore che conosco anch'io, quando ero nel rinnovamento carismatico. Anch'io andavo in questi seminari di questo uomo che si chiamava Dave D. Robertson. Era all'inizio del risveglio in Brasile e vedevamo pochissimi miracoli. Sapete che quando c'è il risveglio ne vedremo molti di più. Sentivamo parlare anche noi, come oggi in Italia che dice: oh, succede questo non so dove, Brasile. Uno dice: sei anche noioso, no? Perché succede solo negli altri posti.
Si vedevano pochissimi segni, prodigi e miracoli, però sentivamo parlare. Ma passa quest'uomo nella nostra vita. E quest'uomo che passa nelle nostre vite, appunto David Robertson, mentre ministra, iniziamo a vedere dei miracoli. Ciechi che vedono, paralitici che camminano, gente guarita da tumori, gente con una vita completamente cambiata. E quindi era una cosa che dicevi, wow, vorrei imparare da quest'uomo, giusto? Noi dobbiamo sempre voler imparare da chi è meglio di noi, non da chi è peggio, perché vogliamo andare avanti, non indietro. E quando guardavamo, c'era una particolarità in quest'uomo. Sempre, quando lui iniziava a ministrare, sempre, lui diceva, chi vuole avere quello che io oggi ho da Dio? Chi non vuole pregare per le persone e vedere segni, prodigi e miracoli? Quindi tutti con le mani, i piedi alzati, tutti vogliamo che Dio ci usi in un modo sovrannaturale. Allora tutti immaginavano, vabbè, adesso lui passa, prega per noi, condivide l'unzione, chissà cosa farà. E lui diceva, io ho pagato un prezzo perché io volevo entrare nella profondità della potenza di Dio, rispondendo a quello che Dio dice nella Bibbia. E ci raccontava che ha preso questo tempo, ha preso un mese di vacanze e ha detto cercherò di più Dio. E ha detto, ho preso questo un mese e ho detto io pregherò dalla mattina alla sera, magari lo invitiamo, è ancora in giro. Pregherò dalla mattina alla sera. E logicamente, poi quando lui verrà racconterà i dettagli bene, quando iniziava a pregare, lui dice che dopo, non lo so, le 3 ore aveva già pregato per la pace nel mondo, per tutti i suoi figli, per la chiesa, 3 ore di preghiere, comunque ti puoi immaginare. Cosa hai pregato? Per tutti. Cosa ha fatto? E ha incominciato a pregare in lingue, cioè con questo linguaggio spirituale, per chi è qua per la prima volta, quando lo Spirito Santo ci prende, un modo che non capiamo bene quello che stiamo dicendo, ha iniziato solo a stare alla presenza di Dio, a cercare. E racconta che quando torna nella sua chiesa dopo questo un mese, torna pensando, vabbè, sono sempre io, si siede nello stesso posto e inizia a vedere la gente attorno a lui, uno che piange, uno che grida, uno che dice, avevo il dolore, non ce l'ho più. E lui inizia a spaventarsi e capisce che succedeva solo attorno a lui. E Dio là gli parla. E gli dice, tu hai risposto a quello che io dico nella Bibbia. Tu hai voluto avere un'attitudine, perché non è andato là a cercare per fare miracoli, è andato a cercare perché diceva, io voglio di più di Dio, è una profondità, una ricchezza, voglio di più di Dio. E rispondendo al di più di Dio, Dio gli ha dato di più. Amen. Sapete che nella Bibbia dice che Giovanni era il discepolo più amato di Gesù? Chi l'ha mai letto questo? Non ti sei domandato perché lui era il più amato? Anche perché l'unico Vangelo che dice Giovanni era il più amato è il Vangelo di Giovanni. Sicuramente Giovanni si sentiva più amato, il discepolo che Gesù amava. Però io credo anche che lui riversava il suo amore su Gesù e Gesù si lasciava amare. E io vorrei che noi insieme imparassimo questa cosa per poter anche noi avere di più da Dio. A volte noi aspettiamo, ci sediamo, diciamo leggiamo la Bibbia, ma sì, non leggi, non preghi, non cerchi, non sei alla presenza di Dio. Come può Dio rispondere? Dio ti ama, certo che ti ama, ma qua su questa vita se tu vuoi vivere la profondità di Dio, toccare la potenza di Dio, tu devi e io devo rispondere di più a quello che Dio ha per noi. Separare del tempo per stare alla sua presenza, separare dei giorni per pregare, per digiunare, per la nostra chiesa, perché Dio ci aiuti a cambiare, a migliorare, a crescere. E io sono certa che noi raccoglieremo questo se noi seminiamo questo. Se tu semini spiritualità, tu raccoglierai spiritualità. Se tu semi solo i tuoi ragionamenti, tu raccoglierai questo. Se tu semini solo ribellione, Dio sarà inflessibile nei tuoi confronti. Dirai, voglio fare le cose, e non riuscirai, perché i ribelli, la Bibbia dice che o Dio è inflessibile verso di loro, o Dio li spezza. Hai presente lottare con Dio? Ci deve proprio essere un bel coraggio.
Però c'è gente così. C'è gente che legge la Bibbia solo per vedere dove gli altri sbagliano. Secondo me sbagli di qua, secondo me... E sai cosa vedo negli anni che sono pastore? Perché tanti sono passati qua. Che si ribellano per una frase e poi escono da qua e vanno a vivere con 200 uomini, a fumare, a fare quello che vogliono. E la loro vita è un caos, il loro matrimonio è un caos. Ma si ribellavano perché secondo loro quella frase non era come dicevano loro. Dio è Dio. Lui oggi sta parlando a me e a te di questo. Tu puoi avere di più da Dio, se tu vuoi avere di più da Dio. Lui reagirà alla tua ricerca. Amen? Alziamoci. Apri con me Seconda Re capitolo 13. C'è troppo un pezzo che ho perso, che voglio trattare. Incominciamo dal verso 14, Seconda Re 13:14. Or Eliseo si ammalò di quella malattia di cui doveva morire. Perciò Ioas, re d'Israele, scese a trovarlo e pianse su di lui e disse: padre mio, carro d'Israele e la sua cavalleria. Chi è pratico di Bibbia? Sa che Eliseo ha sostituito il profeta Elia. Vi ricordate di questo? Ok. Quando Eliseo ha visto che Elia stava per salire verso Dio, perché Elia non è morto, Eliseo ha detto questo: padre mio, carro d'Israele, la sua cavalleria. Qua Ioas sta ripetendo la stessa cosa a Eliseo, che è malato e si crede che sta per morire e poi morirà. E dice la stessa cosa, non si sa se poi è diventato, no, di moda. Padre mio, carro d'Israele e la sua cavalleria. Allora Eliseo le disse: prendi un arco e delle frecce. Egli prese un arco e delle frecce. Eliseo disse quindi al re d'Israele: impugna l'arco. Ed egli lo impugnò. Eliseo posò le sue mani sulle mani del re, come per dire: quello che è in me sarà su di te, come quello che era in Elia è passato a Eliseo dopo questa frase. E dice: apri la finestra verso est. E li aperse. Allora Eliseo disse: tira. E li tirò. Eliseo quindi disse: la freccia della vittoria dell'Eterno è la freccia della vittoria contro la Siria, perché tu sconfiggerai i siri in Afek fino a sterminarli. Poi disse: prendi le frecce. Ed egli le prese. Eliseo disse quindi al re di Israele: percuoti il suolo. E lo percosse 3 volte e poi si fermò. Ma l'uomo di Dio si adirò con lui e gli disse: avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora avresti sconfitto i siri fino a sterminarli, ma invece sconfiggerai i siri solo 3 volte. Era già nel libro delle guerre che se tu volevi sterminare completamente un popolo, lo dovevi colpire, cioè vincere la guerra almeno 5 o 6 volte, perché ovvio, tu colpisci, muore un sacco di gente, ancora non c'è più nessuno. In questo caso noi troviamo il potenziale. Lui dice: padre mio, che cosa succede quando dice questo? Sta chiedendo la forza che Dio ha in su di te, dalla me. Eliseo lo accetta, come lì ha accettato per Eliseo, gli impone le mani e dice: sia così, cioè che la grazia che c'è su di me sia su di te. E poi gli dice: ok, colpisce. Lui poteva colpire con 5 frecce, perché lui stava dicendo: ogni freccia sarà le volte che tu vincerai la Siria. E lui invece di colpire con 5, cosa ha fatto? 1, 2, 3.
3. Eliseo si arrabbia, come per dire: hai nelle tue mani la possibilità di sconfiggere il male, di vincere le guerre, e invece di usare tutte le tue frecce, ne usi solo 3. Li sconfiggerai solo 3 volte, ma questo diventerà un problema per te, perché non hai sterminato un popolo. Cosa Dio voleva dire e vuole dirci con questo? Lui ci ha dato tutte le dritte perché noi possiamo avere una vita di vittoria. Lui ci ha dato tutte le dritte perché noi possiamo non vivere nell'angoscia. Lui ci ha dato tutte le dritte perché noi possiamo vivere nella prosperità. Lui ci ha dato tutte le dritte nella sua parola perché la nostra vita sia meravigliosa. E sapete cosa stiamo facendo? 1, 2, 3. Io prego nel nome di Gesù che tu usi tutto quello che Dio ti ha dato, tutto quello che noi ti insegniamo, tutto quello che noi predichiamo, e che tu usi tutto questo per portare vittoria nella tua casa mentre tu sei qua. È vero, sei credente, vai in cielo lo stesso, ma la tua qualità di vita sulla terra sarà una vita sovrannaturale. Ma la tua qualità di vita sulla terra, nel tuo ministero, sarà sovrannaturale. Ma la tua qualità nella tua famiglia sarà sovrannaturale se tu con un'attitudine giusta rispondi a quello che Dio ci sta dando. E io prego nel nome di Gesù che noi possiamo usare tutte le frecce che Lui ci ha dato, la sua potenza, la sua grazia, la sua benevolenza, e che noi possiamo imparare a rispondere a quello, a rispondere a quello che è già nostro. Sapete, in Efesini capitolo 1 verso 2 dice: Lui ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Sapete cosa vuol dire questo? Che tu hai già nel tuo conto celeste tutte le benedizioni che ti servono, tutte, per la tua casa, per la tua famiglia, per la tua economia, per la tua salute, tutte. Ma non tutti ne prendono atto e possesso. Prendi dal trono di Dio e vivi secondo quello che Lui ci sta insegnando, perché le tue frecce possono davvero sconfiggere ogni nemico per sempre nella tua vita, e tu possa dichiarare la vita in Cristo Gesù e la sua vittoria. Alleluia. Chiudiamo i nostri occhi. Signore Gesù, Tu ci hai detto in Giacomo, capitolo 1, che se a qualcuno manca di sapienza, basta chiedere che tu la dai a chiunque chiede. Quindi noi possiamo essere saggi questa mattina. Però poi c'è la nostra risposta. E tu dici: ma se tu dubiti e non chiedi la sapienza con fede, non l'avrai. Perché l'uomo che dubita non avrà niente del Signore. Noi questa mattina possiamo accedere alla sapienza divina, perché basta chiederla con fede, con la certezza che se noi la chiediamo, Lui ce la darà. Io voglio invitarti a chiedere a Dio oggi la sua sapienza, perché tu abbondi, perché io abbondi in questo, per fare la sua volontà. Signore, noi siamo insieme. Nell'insieme ci possono essere gioia e dolori, come nelle nostre famiglie, come in tutto il resto. Ma Dio, io voglio chiederti oggi una sapienza sovrannaturale per ognuno di noi, senza dubitare, per comprendere come poter reagire alla tua grazia. La parola di Dio ci insegna in Prima Tessalonicesi che noi dobbiamo non solo crescere nella grazia di Dio, sforziamoci per crescere nella sua grazia, dice Paolo. Tu ti sforzi per prendere possesso di quello che Lui ha dato. Ma dice anche che noi dovremo fare di tutto per essere graditi a Dio.
di tutto per far felice il cuore di Dio. E non c'è niente che renda più felice il cuore di Dio che una persona integra. Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo che non si lamentava mai, un uomo che ha vissuto la fame, il freddo, la guerra, l'angoscia, ha perso la sua famiglia, ha perso figli per più volte, sempre cantando: il Signore è il mio pastore e io non manco di nulla. Lui metterà una tavola imbandita davanti a tutti i miei nemici e loro vedranno la bontà del Signore, l'abbondanza del Signore nella sua tavola per te. Il suo bastone, il suo vincastro mi accompagnano. Stava dicendo: lui mi pastura su acque tranquille, su pascoli verdeggianti. Come fa un uomo a dire questo dopo che ha vissuto tutte queste cose? Eppure, l'attitudine del cuore di quest'uomo ha commosso il cuore di Dio, fino al punto che suo stesso figlio avrebbe portato il nome della discendenza di Davide. Dio trova in noi un cuore giusto, trova in noi un cuore puro. E voglio fare la preghiera del salmista nel Salmo 139. Guarda dentro di noi. Se tu trovi delle cose che non vanno, purificaci. Se tu trovi che siamo egoisti, se tu trovi che siamo orgogliosi, se tu trovi che siamo persone attaccate alla materia, ai soldi, se tu trovi che stiamo sbagliando, diccelo, perché noi vogliamo migliorare. Perché noi vogliamo migliorare non per ciò che la gente dirà, non per ciò che le persone penseranno, ma perché tu, Gesù, possa guardare in noi un cuore ubbidiente, un cuore grato, che ha voglia di cambiare per gratitudine nei tuoi confronti, perché tu sei un Dio meraviglioso. Trova in noi un popolo che non si lamenta, trova in noi un popolo che ti glorifica comunque vadano le cose. Un popolo sottomesso alle autorità là fuori e qua dentro. Moglie sottomessa ai propri mariti. Mariti che amano le proprie mogli come Cristo ha amato la Chiesa, dando completamente la loro vita per le loro mogli. Trova in noi figli ubbidienti. Trova in noi persone grate. Trova in noi, Dio, persone secondo il tuo cuore. E davvero, se ci sono cose che non vanno, toglili dalla nostra vita. Apri i nostri occhi se siamo ciechi per vedere. Noi non abbiamo paura di confrontarci con gli sbagli. Di a Dio: io non ho paura di confrontarmi con gli sbagli. E qualsiasi cosa verrà detto, sì Signore, noi faremo di tutto per migliorare, perché non siamo orgogliosi, perché non diciamo non è vero prima di pensare e pregare davanti al tuo trono. Trova in noi persone che sanno perdonare, che sanno amare, che sanno sempre dare una chance. Trova in noi, Dio. E ti voglio dire nel nome di Gesù, in quest'anno, che è l'anno della strategia e della pianificazione, le cose cambieranno, la nostra strategia come Chiesa cambierà. Dio chiamerà gente che voi neanche immaginate, e io sono certa, a fare delle cose, perché è arrivato il tempo dove Lui innalzerà i cuori giusti, dove Lui innalzerà coloro che sono solo desiderosi di fare la sua volontà, coloro che guardano loro stessi e non sempre il vicino,
Sì, lui lo farà. Mi piacerebbe concludere facendo un appello. Mi piacerebbe oggi pregare con le persone, non dall'alto, ma insieme. Le persone che hanno voglia di dare ancora oggi tutto a Dio. Le persone che dicono: ecco la mia casa, la mia famiglia, i miei figli. Perché anch'io sarò in questo appello. Un appello di consacrazione, di dire: Signore, eccomi. Però non farlo perché te lo dico io. Perché io guardo l'apparenza e dico: che bello che è venuto, ma Dio guarda il cuore. E se non vieni qua con un'attitudine giusta, non vale niente. Ti vuole invitare oggi ad essere un popolo consacrato a Dio. Un popolo separato per lui, un popolo con il quale lui può parlare, un popolo al quale lui può correggere, un popolo che si fa ammaestrare, si fa insegnare, un popolo suo. E faccio questo appello anche per coloro che da tanti anni sono nella fede e magari vivi così la fede, come se fosse una cosa che sai già. Ma io ti prego nel nome di Gesù, oggi torna a Lui con tutto il cuore, perché Lui ha detto: avvicinatevi a me e io mi avvicinerò a voi. Avvicinati a Lui oggi, vieni più vicino al cuore di Gesù se tu eri lontano, vieni più vicino alla preghiera se non pregavi, vieni più vicino a Lui se non l'hai mai fatto. Questo vale per chi crede già in Lui e chi non crede. Oggi ho una buona giornata perché tu ti avvicini a Lui e dica a Lui, a Gesù: Dio, voglio ricominciare. A volte abbiamo bisogno di ricominciare, sapete? Abbiamo bisogno di uno scossone. Abbiamo bisogno di ridare la nostra vita di continuo a Lui. Per questo, se tu vuoi, mi piacerebbe tanto che rincominciassimo insieme come chiesa quest'anno, con un cuore giusto, con un cuore al posto giusto. Per questo metti il tuo cuore al posto giusto oggi con me. Se sei qua, Lui sta parlando a tutti noi. Sapete, prima Dio parla al predicatore, poi parla agli altri. Quando ho sentito questa parola, reciprocità, io ho detto: è quello che Dio vuole per la Chiesa. Io ho detto: io lo devo predicare. È quello che Dio vuole da me. Avvicinatevi a me e io mi avvicinerò a voi. Per questo chiudi i tuoi occhi e inizia a parlare con Dio. Una cosa molto intima tra noi e Lui. Inizia a dire: eccomi qua, Signore. Porta davanti a Lui tutti i pesi e li lasci qua oggi. E scegli di avere fede. Scegli di credere che Lui non lascia, non abbandona. Scegli. Anche quelli della lode, potete... insieme, inizia a parlare con Dio insieme, dagli il tuo cuore, digli: voglio conoscerti di più. Voglio poter stare alla tua presenza.
aver più di una voce, più di un amore, più di una vita da offrire a te. Sei più di quanto io potrei avere in me. Tu che sei l'autore, quel che ha dipinto con la perfezione la vita, tu sei il Signore, colui che mi ha amato. Dipinto con la perfezione la vita, tu sei il Signore, colui che mi ha amato, e sei il mio Dio, mio Signore, la mia vita è. Davanti a lui tutte le colpe. Mentre pregavo sentivo gente che veniva qua davanti con sensi di colpa. Metti davanti a Dio oggi. Lui non è qua per condannarti, è qua per risollevarti, per aiutarti. Ci sono tante cose che noi non abbiamo fatto, ci sono tante cose che sicuramente sapevamo che veniva fatto, decisioni, modi di fare, e non abbiamo fatto. Però Dio non è qua oggi per dire quello che noi non abbiamo fatto, ma che oggi per dire quello che noi dobbiamo fare, quello che noi possiamo incominciare a fare da oggi. Per questo chiedigli scusa per le cose che non sono state fatte, veloci. Mi dispiace. Magari il mio cuore si è indurito, cambia il mio cuore di pietra a un cuore di carne. E poi ti alzi la tua voce e inizi a dire: Signore Gesù, io ti servirò. Non ti servirò perché le persone di casa mia ti servono. Ti servirò perché io voglio servirti. Voglio venire oggi con un cuore puro. Voglio chiederti mani pure, perché il tuo perdono è su di me, sul mio cuore. Signore Gesù, io oggi voglio incominciare ad avere più di te. Io voglio incominciare ad avere un cuore molto migliore di quanto lo abbia mai avuto. Signore, voglio avvicinarmi a te, perché tu ti avvicini a me oggi. Avvicinati a Lui. Vai vicino vicino al cuore di Dio e digli: mi dispiace per le cose che penso, per i giudizi che do. Io oggi non voglio più vedere gli altri. Io voglio incominciare da me, ad aggiustare la mia vita, la mia reazione verso le cose, la mia reazione verso la tua casa e tutto il resto. Signore Gesù,
incomincia con me, Dio. Voglio usare tutte le frecce che ho per sconfiggere l'incredulità nella mia vita. Voglio usare tutto quello che imparo, tutto quello che tu mi dai, perché la tua mano è su di me, perché io possa vincere i miei nemici. Tu hai detto che io sono più che vincitore in Cristo Gesù. E quando hai detto questo, hai messo la tua mano come Eliseo ha messo la sua su Ioas. E mi stai dicendo, vai, colpisce con le tue frecce, colpisce con l'amore, con la fede che ti ho dato. Non fermarti a poco, perché quello che hai oggi è ancora poco vicino a quello che Dio ha per te. Quello che hai oggi è ancora molto poco vicino a quello che Lui ti può dare. Per questo corri verso di Lui, corri verso di Lui, corri verso di Lui. Vengo qua, Signore Gesù, vengo qua, Signore Gesù. Ecco la mia vita, ecco il mio lavoro, il mio cuore, la mia famiglia, la mia salute. Tutto in me ti adora, tutto in me ti serve, tutto in me ti loda. Voglio rispondere a quello che tu hai per me. C'è gente che dava anche molto di più a Dio. A volte la tua ragazza ti ha portato da questo. A volte una relazione sbagliata o anche una giusta. Rispondi alla chiamata che Dio ha per te oggi. Lui ti sta chiamando, Lui ti sta dicendo vieni, fammi cambiare la tua vita, fammi cambiare la tua storia. Rispondi a Dio oggi. Rispondi a Dio oggi per la tua vita, per la tua casa, per la tua storia, per il tuo matrimonio, per la tua economia. Rispondi. Dili sì, Signore Gesù, sì, sì, sì e sì. La mia risposta è sì, voglio cambiare la storia, voglio agire nel tuo nome, voglio godere della tua presenza, voglio conoscere la tua profondità, voglio entrare nel fiume di Ezechiele. Ezechiele vede un fiume. Hanno dovuto camminare 500 metri perché quel fiume fosse fino alle caviglie. 500 metri perché arrivasse fino alle ginocchia. 500 metri perché arrivasse fino ai fianchi. E altri 500 metri per nuotare. Dio ci sta dicendo oggi, entra nel fiume. Fai qualcosa tu per entrare nel mio fiume e non smettere di camminare. Non camminare solo 500 metri perché ti rimani nelle caviglie, non solo nelle ginocchia. Chiedi a Dio tutto, digli io voglio tutto di te, io voglio tutto del tuo regno, tutto di te Gesù. Per nuotare nel suo fiume, per nuotare nel suo fiume. Adesso prendi la mano della persona che è vicino a te. Prega per lei. Io prego che Gesù Cristo possa essere il Signore Salvatore ogni giorno della tua vita. Io prego che i suoi miracoli e la sua grazia ti accompagnino. Io prego che tu lo conosca, che la tua fede oggi cresca. Io prego nel nome di Gesù che tu abbia la forza di un leone dentro di te per conquistare le terre e i territori che Dio ti ha dato. Io prego nel nome di Gesù che tutta la potenza che è già dentro di te si manifesti nella sua vita, nella tua vita in gloria. Io prego che i tuoi figli siano attirati verso il trono di Dio e che la tua famiglia non corra lontano da Lui.
Io prego che oggi tu sia motivato, incoraggiato, che la grazia e l'amore di Dio rientrino nel tuo cuore, che l'amore e la grazia di Dio ritocchino le corde della tua fede. Io prego che la tua fede cresca, io prego che tu corra, io prego che tu voli, io prego che l'acqua non sia solo fino alla caviglia, fino al ginocchio, fino ai fianchi, ma che tu sia tutto coperto dell'acqua del fiume di Dio. Io prego che il sovrannaturale di Dio oggi sia su di te e che ogni malattia oggi che colpisce il tuo fisico se ne vada nel nome di Gesù. Io prego oggi che la guarigione di Dio sia il tuo fisico. Io prego che Lui liberi il tuo intestino. Vedo degli intestini che sono liberati da Dio. Persone che hanno problemi seri nell'intestino. Lui tocca, Lui libera. Prego nel nome di Gesù che la tua tachicardia e la tua ansia abbandonino il tuo fisico nel nome di Gesù Cristo. Prego nel nome di Gesù che le tue ginocchia si rafforzino. Prego nel nome di Gesù che i tuoi occhi si rafforzino. Prego nel nome di Gesù che la tua memoria sia la mente di Cristo. Prego nel nome di Gesù che la gioia di Dio oggi entri nel tuo cuore e che tu lasci questo posto pieno della sua gioia e pieno di fede, perché Lui non delude. Lui ha detto una cosa e Lui la farà. Lui farà quello che ha detto. Prego nel nome di Gesù che i tuoi doni siano liberati, che visioni, parole di conoscenza, parole di sapienza, miracoli, fede, fede per guarire, fede per vedere i morti che risuscitano. Prego nel nome di Gesù che tu veda nel mondo dello spirito, che tu profetizzi in lingue, non che tu abbia discernimento. Prego nel nome di Cristo Gesù che tu abbia una fede sovrannaturale per conquistare la tua vita e la tua famiglia. Prego che il tuo ministero ti sia ridato. Prego che tu e la tua moglie e i tuoi figli possano servire Dio in un modo sovrannaturale. Prego nel nome di Gesù Cristo che il senso di corpo entri dentro di noi. Prego nel nome di Gesù che tu lo possa servire senza indugio. Prego nel nome di Gesù che Lui rompa ogni ribellione dentro di noi per le nostre ragioni, in favore di quello che è la volontà di Dio per la sua Chiesa. Prego nel nome di Gesù che Lui ti innalzi. Prego nel nome di Gesù che la tua vita sia abbondante e ci sia abbondanza di Dio in tutto quello che tu fai. Prego nel nome di Gesù che Lui faccia differenza oggi tra la tua attitudine del cuore e l'attitudine di coloro che non guardano il cielo, e che Lui ti ricompensi con ogni ricompensa e benedizione in cielo e in Cristo Gesù, già data a te, nel nome e nell'autorità del nome del Re Gesù Cristo. Celebralo! Rialzati nel nome di Gesù, riprendi la tua forza in Cristo, riprendi la tua fede, vai a casa con fede oggi nel nome di Gesù, vai a casa con fede oggi nel nome di Gesù, vai a casa con fede oggi nel nome di Gesù, vai a casa con fede oggi nel nome di Gesù. We'll be right back.
che sempre sera. Tu di me ciò che avverrà, quando il monte dice tu non passerai, oh, la tua parola ciò mi basterà. Tu annegherai, sei la terra sulla quale io andrò, quando il monte ti dirà non passerai, o la tua parola.